perché in questo luogo il 24 d'aprile del 44 era un lunedì. Era un lunedì. È stata scritta la Costituzione. Non so a che ora fu consumata quella tragedia. Alle 10 arrivarono i fascisti, venivano da Santa Barbara. Tutti i giorni arrivavano a San Giovanni nel pomeriggio. Quella mattina, cioè quel giorno arrivarono la mattina e fecero scendere da quel camion tre ragazzi, poco più perché forse allora si diventava uomini un po' prima, per quelle tragedie che facevano consumare e dove mandavano a ammazzare un contadino contro un altro contadino, un operaio contro un altro operaio. Pochi ricchi si sono ammazzati, ricordatevelo sempre, pochissimi. Ecco, quella mattina scesero da quel camion legati questi tre ragazzi e furono portati in chiesa. E la città di San Giovanni con le sue donne impedì per qualche ora l'esecuzione di questi ragazzi. E quei disgraziati, non confondete mai chi fu da una parte e chi fu dall'altra parte, i disgraziati erano i fascisti, non erano quei tre. Furono costretti a riprendere i loro camion e a uscire dalla città di San Giovanni. Io non so che ora sarà stata, quando quei disgraziati erano lì dove siete voi e quei tre ragazzi erano qui. Noi non dobbiamo permettere più che tutto ciò succeda. E badate, non dite che non è possibile. Perché vedete, dico sempre, mi ripeto, che la democrazia è come l'aria. La si apprezza soltanto quando ci manca. Non fate questo errore. Fate memoria di questa giornata. Perché come vi ho detto, voi siete qui dove è stata scritta la Costituzione della Repubblica. E la Costituzione della Repubblica, vedete, ci sono i simboli della Costituzione della Repubblica. Ci sono le fasce tricolore dei sindaci. Ci sono le divise dei nostri militari. Ci sono le persone che hanno più primavere e che hanno servito le istituzioni. E c'è il vostro privilegio della vostra gioventù. Tenetene di conto. Tenetene assolutamente di conto. Io ho fatto scrivere sul lato sinistro, guardando il mio municipio, su una lapide: noi crediamo che gli uomini abbiano diritto alla vita, alla libertà e al diritto alla ricerca del diritto, il diritto alla ricerca della felicità. Perché vedete, la nostra vita senza la felicità, immaginate, sempre triste, sempre arrabbiato. Ma che vita è? Voi avete un privilegio e una grande responsabilità. Non date la responsabilità a quelli più vecchi di voi. Non commettete questo errore. La responsabilità è oggi anche vostra. Difendete le vostre istituzioni. Io sono figliolo di un contadino e di un minatore, nel senso che mio babbo faceva il minatore e il contadino. Veniva in bicicletta da Castelfranco di sopra fino a Castelnuovo dei Sabbioni. Senza la Costituzione, senza i partiti, dove oggi si spara ad alzo zero, senza i partiti con questa Costituzione non si va da nessuna parte. E chi come me, e immagino anche come molti di voi, molti i vostri genitori, che hanno da vendere o la testa o le braccia o le mani, non vanno da nessuna parte, si mettono sicuramente in un angolo, se non onorano la Costituzione. Cari sindaci, io vi ringrazio dell'invito e quando vi dico cari sindaci mi rivolgo a voi e attraverso di voi alle vostre comunità. Vi ringrazio davvero di avermi dato questa opportunità. È per me, con questa fascia tricolore, l'ultimo 25 d'aprile, perché l'anno prossimo
io il 25 d'aprile non sarò più sindaco, perché noi abbiamo fatto un referendum e abbiamo detto che di due comuni ne vogliamo fare uno. Questa è una cosa importante, guardate, perché rimanere fermi significa in qualche modo non onorare la Costituzione della Repubblica. Quindi davvero grazie. Quest'anno sarà l'ultimo nostro, detto, ho commesso un errore, sindaco, è il 30 di dicembre che noi andiamo, ormai da tanto tempo. Ma perché è avanti lui? È avanti. Andiamo da tanto tempo, questi cinque sindaci del Valdarno montano macchina nelle loro macchine e vanno a visitare i luoghi dove è stata scritta la Costituzione.